Hello kids! Ciao bimbi della prima A, ciao bimbi della prima C! Happy Easter! Felice Pasqua! Continuiamo a imparare le paroline collegate alla festa che celebreremo domenica. Happy Easter! Allora, collegata a questa festività, vi ho scaricato tante immagini che si collegano. Ve le faccio vedere. Ascoltiamo lo speaker. Point. Tocchiamo le immagini e ripetiamo. Dopo scopriremo il significato, che già un po' potete capire perché basta guardare i disegnini. Are you ready? Can we start? Ready, steady, go! Easter, page 90, exercise 1. Listen, point, and repeat. Bunny, bunny, basket, basket, lamb, lamb, chick, chick, rainbow, rainbow, spring, spring, chocolate, chocolate, eggs, eggs, flowers, flowers, hot cross buns. hot cross buns. Andiamo a vedere queste paroline che cosa significano. Allora, ricominciamo. Bunny è il coniglietto di Pasqua, quello che va a nascondere le uova colorate. Eggs. Basket è il cestino dove si mettono le uova. Lamb, l'agnellino, chick, il pulcino, rainbow, l'arcobaleno. Quanti ne state disegnando adesso di arcobaleni? Così impariamo a dirlo anche in inglese. Rainbow, spring, la stagione della primavera. Ora noi ci troviamo in primavera. Spring, chocolate, il cioccolato. Quanto cioccolato stiamo mangiando? Eggs, le uova. Flowers, i fiori. Hot cross buns. Hot cross buns sono un dolcino tipico che viene fatto proprio cucinato in questo periodo di Pasqua nel Regno Unito e si tratta di panini dolci con l'uvetta e delle spezie. Allora, adesso mettete la pausa e riascoltate lo speaker e voi ripetete dopo lo speaker proprio come ho fatto io. Ok, so we can go on. Andiamo avanti. Adesso abbiamo una bella canzone. Vi ricordate nel video precedente vi ho fatto vedere tutti i palloncini, tutti questi balloons, colored balloons, tutti i palloncini colorati. Ve li ho fatti vedere perché c'è una bella canzoncina collegata ai colori. Allora, io adesso toccherò i colori dei palloncini, così voi sapete quali sono le parole che dovete cantare. Ok? Are you ready? Ready, steady, go! Allora, we can start. Ok, we can start. Page 90. Exercise 2. Song time. Sing. Colori dei nostri palloncini e poi un bel rainbow. Pronti a cantare di nuovo? Let's sing again! Rainbow.
rainbows, sing a rainbow, sing a rainbow tune. Che bella questa canzoncina, siete d'accordo? Avete voglia anche voi di colorarmi e farmi dei rainbow, uno tutto per la English teacher? Ok, se avete voglia, ne realizzate uno bello colorato e provate a dire in English i colors che avete utilizzato. Proseguiamo perché adesso c'è un gioco. Il gioco che ci propone ora l'attività è divertente, è un quadro magico. Sapete come funziona? Bisogna trovare dentro a questo quadro magico le parole che sono tutte intorno. Ora, questa scheda non è stampata, è un po' difficile, però basta con il ditino toccare sullo schermo dove trovate le paroline. Vediamo quali sono queste paroline. Dobbiamo cercare la parolina bunny, che è il coniglietto, eggs, le uova, chocolate, il cioccolato, basket, il cestino, lamb, l'agnellino, chick, il pulcino, flowers, i fiori, rainbow, il nostro arcobaleno, spring, la stagione della primavera, e infine il biglietto di auguri, happy Easter, felice Pasqua, happy Easter. C'è una cosa importante da capire, è che in inglese, ve l'avevo già raccontato un po' in classe, si scrive in un modo ma si legge in un altro. Ecco perché la maestra legge in maniera diversa rispetto a come sono scritte le letterine. Ma piano piano impareremo anche questo. Don't worry, non vi preoccupate. C'è l'ultimo giochino. Bisognerebbe scrivere in questi quadratini il nome di questo dolcino. Basta dirlo anche a voce. Vi ricordate come si chiamava il dolcino che fanno i bimbi inglesi per la Pasqua? Ve lo ricordate? Sì o no? Si dice Hot Cross Buns. Andiamo a vederlo. Eccolo qua. Hot Cross Buns. Il dolcino fatto con uvetta, le spezie, dentro un panino dolce. Ok, bimbi. Allora, potete riascoltare questa attività senza la maestra Chiara che parla, però adesso sono sicura che avete capito bene il significato di tutte queste parole e io vi auguro Happy Easter to you and to your families! Bye! See you!